guardi anche qui, guardi a destra, destra, comandante, grazie, comandante, grande qua, grazie, grazie. Signori, signori e signori, buonasera, benvenuti alla presentazione del libro Le Verità Sommesse, edizioni Granf, scritto da Vittoriana Abate, giornalista Rai di Porta a Porta, il racconto di Francesco Schettino, del comandante Schettino, su quella terribile e maledetta notte. Tutti voi, comandante Schettino, io sono stato colto da paura e le spiego perché. Paura perché ho trovato un aforisma molto significativo di Anna Frank a pagina 597, alla fine di questo lungo racconto, che dice: la verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lunga la si è taciuta. Carica nera di fatti giudiziari delle maggiori reti televisive italiane, della RAI, e ha seguito bene questo processo, questo fatto. Stasera noi siamo qui per celebrare un momento che ritengo sia doveroso, perché in questo caso una buona inchiesta, un'inchiesta fatta con grande equilibrio, ha portato alla luce, e poi voi avrete modo di documentarvi circa quello che sto per dirvi, ha portato appunto alla luce qualcosa che appunto è stato sommerso, è stato completamente abbandonato anche dalla stampa, perché se è vero che c'è una buona informazione nel nostro paese, purtroppo dobbiamo essere anche onesti nell'affermare che in alcuni casi, o molto spesso, si fa cattiva informazione. Ecco, però devo dire una cosa, al di là di ci dividiamo tutti quanti il pro o contro Schettino, questo è poco ma sicuro, però dobbiamo ammettere, dobbiamo prendere consapevolezza che c'è questa abitudine che se il comandante non esce è perché non è uscito, se esce perché è uscito, se parla perché ha parlato, perché non ha parlato, perché ha scritto, perché non ha scritto, perché ha dichiarato, ma perché non sta dichiarando, insomma quest'uomo quello che fa sbaglia. Ora io la domanda che farei al professor Calabretta è questa: c'è una strategia che il comandante Schettino non ha impostato nell'arco di questi anni? In che cosa sbaglia? La domanda che devo fare a Sagan Martin è proprio questa: perché vergognati Italia? Ci sono molti incidenti su le navi, purtroppo, forse troppi, e cerchiamo insomma di trovare le ricette adatte per far sì che questi incidenti non occorrano più. E la cosa importante... Io ho letto soprattutto i capitoli tecnici di questo volume e devo dire è estremamente interessante quello che c'è scritto, in quanto si tratta di una trascrizione e di tutta la documentazione che è arrivata in tribunale, che è stata esaminata dai periti, dai tecnici e che è stata raccolta cronologicamente come quando si fa un'inchiesta su un sinistro marittimo. Quindi devo dire, da questo punto di vista è perfetta. Però ci sono delle cose che mi hanno lasciato molto perplesso, cioè la descrizione dei fatti viene fatta, viene compiuta da tecnici, viene spiegata, chiarita dal comandante Schettino, ma di fatto non viene percepita nella giusta misura da tutti quelli che ascoltano. E primi fra tutti, purtroppo, radio, televisioni, giornali, che hanno frainteso quello che c'è scritto. Non è un'accusa per nessuno, però voglio dire, la terminologia nautica, le tecniche di navigazione, sono cose che riguardano un'arte del passato, una scienza attuale e una legislazione nazionale e internazionale che cerca. Allora, se noi non riusciamo a capire dalla Costa Concordia cosa sia veramente successo, non potremmo nemmeno eliminare tutte quelle deficiencies affinché mia moglie, i miei figli, mia madre, purtroppo non ce l'ho, però i miei parenti possano affrontare in futuro una navigazione, una, diciamo, una felicità, una gioia nell'andare su una nave da crociera.
durante l'impatto ci sono altre responsabilità che non sono attribuibili al comandante, bensì non solo al resto dell'equipaggio che era dovuto a fare delle cose, ma anche alle apparecchiature che erano a bordo della moto. L'impatto, io ritengo che il comandante in quel caso abbia agito, diciamo, dagli atti e da quello che abbiamo visto, in una forma abbastanza professionale ed esperta, perché ha evitato... Abbiamo ancora di più l'evidenza che una società aveva scritto della ISM che tanto vogliamo reclamare o inneggiare, sapete, che poteva tenere 3 porte stagne perché doveva passare i carrelli con i cibi, le doveva tenere aperte, e un altro doveva passare i bagni sporchi della lavanderia. Quindi che cosa vogliamo di più? C'è anche una... Queste cose dette in un processo hanno portato 16 anni a scherpino. Mi sembra giusto? Ha ragione il professore a dire che c'è bisogno soltanto di un colpevole. Costa voleva un colpevole, l'ha trovato. Benissimo. Gli pagheranno la nave, hanno pagato tutto quello che c'era da pagare, va benissimo tutto questo, ma il colpevole è stato trovato. Il ponte 4, lui ha fatto un passo per salire sulla lancia. Mica si è buttato sulla lancia, ha dovuto fare un passo, la lancia veramente in quel momento era incagliata sotto un braccio della gru, lui è sceso sulla lancia, boom. Ma che doveva fare? La nave era pericolosamente abbattuta sul lato destro, con una falla a sinistra, con circa 100 tonnellate di massa di masso a sinistra, con una reazione d'appoggio a dritta. Ci abbatte a dritta, scusami tanto, ma in questa nave mi sembra che qualcosa di strano ce l'abbia. Quelle ore, ma tutti proviamo rispetto e dolore verso quelle vittime. Tutti questi sforzi che sono stati impiegati per la stesura di questo libro sono mirati ad un unico obiettivo, quello di avvicinarci possibilmente in maniera equilibrata alla verità. È un atto dall'inizio. Nel rinvio a giudizio è scritto testualmente che le morti sono causate dal fatto che i passeggeri non hanno trovato posto sulle scialuppe. Che cosa significa? Cioè, i morti non sono determinate dall'impatto della nave Concordia con gli scogli delle scole, ma dal fatto che 3 scialuppe non sono state ammainate. Perché queste scialuppe non sono scese? Nel libro lo spieghiamo: 3 scialuppe, 3 lance di salvataggio, ognuna delle quali poteva contenere 150 persone, per un totale di 450 persone, quella notte non sono state ammainate. Per negligenza dell'equipaggio, il tasto che abbiamo toccato prima, per fattori tecnici. Comunque queste scialuppe non hanno permesso a molte persone di lasciare quella nave, perché molti di quei passeggeri purtroppo sono stati costretti a passare dal lato destro a quello sinistro, insomma a vagare per quella nave, a perdere minuti preziosi con le conseguenze. Non c'era una persona con la quale conversavo in quel periodo e anche successivamente della vicenda Concordia che non mi ripeteva sempre la solita frase: ma il comandante ha abbandonato la nave. Sì, però il comandante ha abbandonato la nave. Sì, tutto quanto va bene, ma il comandante ha abbandonato la nave. Allora io mi sono chiesta: perché un comandante che ha deciso in coscienza, quindi con una scelta razionale, di far adagiare quella nave sul basso fondale, quindi è consapevole che la nave si è adagiata, perché un comandante sceglie il lato più pericoloso per salvarsi? Cioè, il comandante codardo che è stato descritto, tra l'altro evocato nell'aula di un tribunale, ha scelto il lato destro, lato che era praticamente quasi sommerso quando lui si trovava lì, ha scelto quel lato per fuggire, quando sapeva benissimo che il suo compito era quello di rimanere alla ciminiera. Lei racconta quegli attimi fatali e dice testuali parole: la nave ci stava cadendo addosso. Sono parole che fanno venire i brividi, perché in quel momento la signora, l'infermiera Soare, era terrorizzata, l'unica sua fonte di conforto era la presenza del comandante Schettino e del comandante Roberto Boso, il comandante in seconda, che si trovava a pochi metri da questa scialuppa.
E allora lei ricorda, questa scialuppa era rimasta incastrata con i bracci e il capolancia era preso dal panico, non riusciva a disincastrarlo. Il comandante Schettino ha provato con tutte le sue forze a disincagliare questa scialuppa e loro sono riusciti a salvarsi. Il comandante Roberto Bossa si trovava esattamente nello stesso posto, soltanto a pochi metri. Anche lui aveva deciso di abbandonare la nave. Lui è stato costretto dal repentino abbattimento della Concordia a tuffarsi in acqua, a nuotare addosso. Cioè il comandante Schettino su quel ponte non era andato con l'idea di lasciare la nave, di abbandonarla e di abbandonare, come è stato detto, persone. Dicevo 0017, non lo dico io, non lo dice il comandante Schettino, lo dicono i fotogrammi dei video, lo dicono le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto, la nave si era abbattuta. Che fine ha fatto il timoniere Luslibin? Il timoniere Luslibin è misteriosamente scomparso. La procura ha rilasciato, quando c'era la necessità di sentire, il seguente comunicato: non riusciamo a trovarlo. Dove è finito Luslibin, testimone oculare di questa vicenda, la persona che materialmente era al timone della Concordia la notte del 13 gennaio del 2012, di Costa Crociere, ha deciso in quel momento che era anche, poteva anche non essere necessario acquisire quel verbale, ripensandoci il giorno dopo. E allora ci chiediamo quanto può essere necessaria la testimonianza di chi quella notte era sulla plancia di comando. Dove sta Silvia Coronica e perché nel processo si avvalsa della facoltà di non rispondere, perché è coinvolta in un procedimento di inquinamento ambientale? Dove sta il terzo ufficiale che doveva mettere i punti sulla carta e quando ha smesso di farli doveva controllare il timoniere che cosa stava facendo, se eseguiva perfettamente gli ordini del comandante? Dove sta Silvia Coronica? Dove sta Luslibin? Dove stanno le persone che hanno patteggiato pene irrisorie, come hanno definito le parti civili? Noi vorremmo sentirle, vorremmo sapere da loro, che hanno visto che c'erano, che cosa è successo su quella plancia di comando, perché la scatola nera ci rimanda il silenzio di quella notte, il silenzio degli ufficiali. Non hanno comunicato al comandante Schettino, che è arrivato alle 21:34 su quella plancia, dove si trovavano, dove stava la Concordia in quel momento. La rotta ordinata era 0,5 miglia dalla costa. Dov'era la Concordia in quel momento? Nessuno ha comunicato al comandante Schettino che il punto di accostata nel momento in cui lui prendeva il comando di quella nave era stato abbondantemente superato. E poi, che cosa ha fatto diventare la vicenda Concordia una vicenda che ci ha fatto noi italiani vergognare agli occhi del mondo? Cosa? Un naufragio, quindi un incidente marittimo? Oppure una telefonata inutile? Una telefonata che arriva all'1:46 del 13 gennaio inutilmente. Mi sto parlando della telefonata del comandante Gregorio De Falco, che dalla comoda scrivania della capitaneria del porto di Livorno, a 140 chilometri dall'isola del Giglio, ordinava al comandante Schettino di risalire su una biscaggina che non c'era. Il comandante Gregorio De Falco ordinava di risalire in senso inverso, ovvero, se ci fosse stata quella biscargina, ordinava in maniera intelligente di fermare l'evacuazione e di far risalire il comandante in senso inverso, quindi bloccando le persone che stavano scendendo, da una biscargina posta a prua sul lato destro, lato completamente sommerso, come potrete vedere nelle foto che troverete nel libro. Il comandante Gregorio De Falco ordinava al comandante Schettino di risalire su una biscaggina che non c'era. E perché? Voi volete sapere qual era la fonte del comandante Gregorio De Falco quella notte? Il comandante De Falco aveva sentito una conversazione. Quindi aveva avvertito delle voci, aveva sentito questa informazione. E allora a quel punto il comandante Schettino gli chiede cortesemente: mi ascolti? Questo è un audio, ed è un audio che è stato mandato in video in onda più e più volte, ma solo con la stessa frase volgare finale:
per la quale il comandante De Falco evidentemente ha perso anche posto, come voi pensate. All'interrogatorio di garanzia il 17 gennaio, il primo ufficiale Ambrosio, convinto, gli dice: e beh, noi ci trovavamo a 026 e se andavamo dritti, passavamo. Se andavamo dritti, passavamo. Comandante Schettino, prima dell'apertura della scatola nera, cioè dopo tre mesi dall'incidente, ha vissuto con questo tormento: se andavamo dritti passavamo, eravamo a 0,26, 0,26 sono circa 400 e più metri, ammiraglio, mi dia una mano, cioè 400 metri dallo scoglio ci passava una città. Oh, tanto il comandante Francesco Schettino non è controattualizzato dalla casa editrice, non possiede i diritti di questo libro, di cui, come avete capito, io sono l'autrice. Di questi diritti io ho deciso di devolverli a chi ne ha bisogno.